Salve ragazzi, sono Proge e questa è Diatriba Clan. Questa puntata, più che strategie e varie cose, andiamo a spacchettare qualcosina. Mi andrò a giammare tutti questi bauli qua sotto, in particolare quello magico, perché volevo aprirlo insieme a voi, però non volevo attendere molto, ho qualche gemmina e quindi la usiamo. Devo fare il baule della corona, non farò in tempo purtroppo, non ve lo posso proporre, e quindi andiamo a aprirci il nostro baule omaggio. 55 d'oro, 6 scariche, torre bombardiera. Speriamo di trovare qualcosa di epico, non di leggendario perché ancora posso trovarlo. Due gemmoni che ci serviranno, due bilancieri e lapide, buono. Baule argento, oro, frecce, cannone. Buttiamo le nostre 11 gemme per aprire un altro baule argento, oro, scarica, mini pecca, ottimo, ce lo teniamo per ultimo. 18, questo ci costerà 72 se ce la facciamo. 18 gemmoni per il baule argento, vediamo un po', allora si serve il bombarolo, va bene perché lo utilizziamo, dopo il lanciere insomma. Vediamo un po' cosa speriamo di trovare. Non lo so, sinceramente la mia posizione non so cosa sperare di trovare. Andiamo a cliccare sulle nostre carte nuove, ci darà due carte epiche, non è un granché per, diciamo, per il livello, però è ottimo. 12 ore, ma noi lo gemmiamo. 72 gemmoni, andiamo a gemmarlo, baule magico. 463 d'oro, 10 scariche, niente, oggi tutte scariche, ma mi piace come carta, la userò. Bombaroli ottimi, li possiamo appare. Goblin ottimi perché li abbiamo anche loro. Le frecce ce l'abbiamo, ottimo, perfetto. Barile goblin non ci piace tantissimo. Specchio, grande carta. E 13 sfere infuocate, ottimo, direi è andata alla grande. Andiamo ad appare il nostro bombarolo e ci facciamo giusto una sfida per vedere, per portarvi, diciamo, anche un gameplay. Intanto siamo passati al livello 7 proprio adesso con l'app del bombarolo. Il deck è sempre quello stesso, quello che ormai conoscete bene, quello che mi ha permesso di scalare l'arena 4 e speriamo che mi permetterà di scalare anche l'arena 5. Questo mi parte subito col pecca forte e chiaro. Cerchiamo un po' di contrastarlo, però lo vorrei contrastare dalla mia parte. Ne abbiamo di carte per contrastarlo. Ottimo, ottimo, vai, un'altra botta, non ce la fanno a darla. Ok, dobbiamo andare una frecciata. Perfetto, grandissima, grandissima ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Però quel pecca praticamente ci devasterà, è una carta veramente fortissima a questi livelli, perché diventa veramente un problema andarla a contrastare. Tanto il nostro cavaliere ha fatto il suo sporco lavoro, cercheremo comunque di contrattaccarlo dall'altra parte quando schiera il pecca. Non so se ce la facciamo o meno, però andiamo. Domatore con goblin al seguito e mettiamo anche il bombarolo. Si rivederanno un po' i goblin, però probabilmente qualche botta gliela diamo. Perfetto, perfetto ragazzi, 1421. Adesso andiamo a mettere il nostro moschettiere, aspettiamo lo schieramento praticamente del suo pecca, eccolo lì. Mamma mia, fa una paura quel pecca. Eccolo qua. E intanto lui inizierà a caricare la roba dietro, ma noi mettiamo il cavaliere da quest'altra parte. Sa già cosa abbiamo di là, ma noi mettiamo il cavaliere, così lo possiamo distrarre un pochino. Boom. Dai. Questo solo per fermare un attimo, anche se so che col bombarolo uccideranno. Va bene, abbiamo un leggero vantaggio. Adesso gli possiamo partire col domatore e dietro gli mettiamo il moschettiere questa volta. Dai ragazzi, da qualche botta. Non ce la faccio, purtroppo è andato male questo attacco. Vorrei evitare, insomma, non ha messo il bombarolo, ottimo, avevo super giù previsto. Adesso lo metterà anche le frecce, ma ce la faremo a buttargli giù tutto quello che ha messo. E gli facciamo partire
il nostro domatore con a seguito i nostri goblin. Moschettiere, così butta giù il cannone e noi andiamo ad attaccare. Perfetto, frecciata. Ragazzi, questo attacco è veramente noiosissimo. Cavaliere, dai, dai. No, l'ho messo troppo tardi. L'ho messo troppo tardi. Adesso dobbiamo mettere un po' tutto così. Ci riuscirà a prendere. Dai, buttiamolo giù. No, no. Era più forte purtroppo con il pecca. L'ho giocato un po' male io qui alla fine. Mi potevo difendere, però iniziava a essere difficile da attaccare. Intanto a livello 3 ci siamo andati. Va bene, direi che è tutto per questo video. Lo volevo fare corto, giusto per spacchettare insieme a voi, per aprire questi bauli. E niente, cercherò anche di cambiare deck magari per l'Arena 5, oppure portarlo un po' più avanti. Ma adesso vedremo poi in seguito. E adesso è veramente tutto. Un saluto all'approccio. Ciao!